Il Vangelo si deve annunciare a tutti. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici, buon inizio settimana e ben rivisti. Iniziamo una nuova stagione 2022-2023 con la parola di Dio che giorno dopo giorno ci accompagna e ci dona grande gioia e grande luce per la nostra vita. Accogliamo oggi il Vangelo secondo Luca, capitolo 8, 16-18. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Amen». Carissimi, la settimana scorsa abbiamo cominciato a leggere nei giorni feriali il capitolo 8 del Vangelo secondo Luca. E proprio sabato c'era la parabola del seminatore, un modo in cui Gesù ha voluto far comprendere a tutti i suoi discepoli, alle persone che erano vicino a lui, quanto è importante ascoltare la sua parola, lasciare che venga seminata nei nostri cuori. Oggi riceviamo i versetti immediatamente successivi alla parabola del seminatore, dove Gesù si manifesta in un modo chiaro, dicendo che nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto. Nessuno accende mai una lampada per coprirla. Anche quando noi siamo in casa, soprattutto di sera, di notte, al mattino presto, se accendiamo la luce, l'accendiamo per vedere e per vedere quella luce e perché quella luce possa illuminare la nostra casa, la nostra stanza e vediamo dove andare. Così dice: questa lampada, quando viene accesa, si pone in alto, in vista, perché chi entra veda la luce. Quanto è importante, cari amici, che quella luce che Dio Padre ha mandato nel mondo, che è Gesù Cristo, che è la sua parola vivente, possa risplendere nella nostra vita, possa risplendere nelle nostre case, possa risplendere nel nostro cuore. Quanto bisogno abbiamo di ascoltarlo, quanto bisogno abbiamo che i nostri occhi siano benedetti da questa luce, altrimenti noi vivremo come in una stanza buia. Vivremo la nostra vita come di notte, senza alcuna luce, alcuna lampada, e camminiamo per la nostra casa sentendo, cercando di capire dove sono le porte, dove sono gli oggetti, dove andare, ma senza avere chiarezza, senza avere certezze. Ma chi ha Cristo, chi lo ha accolto, come dice Giovanni 1, è diventato figlio di Dio. Chi ha accolto la luce vera è diventato figlio della luce. Lo dice San Paolo nella lettera agli Efesini. Non siamo più figli delle tenebre, ma figli della luce, perché abbiamo accolto Cristo. E Cristo è venuto non per alcuni solo. Non è venuto come un segreto da tenere, da custodire, da conservare solo in alcuni gruppi, perché è qualcosa di totalmente nascosto che solo alcuni adepti possono conoscere e sperimentare, gli altri peggio per loro. No, fratelli e sorelle, Gesù oggi ci ha detto queste parole
perché bisogna che il Vangelo, che la buona notizia di Dio Padre in Gesù Cristo sia diffusa a tutto il mondo, in tutti i modi, anche qui su YouTube, anche qui sul web. Quanto è importante che la sua parola corra, che il messaggio che Gesù ci ama, che Gesù è morto per noi, che Gesù vive in mezzo a noi, che Gesù è vivo, morto, risorto, l'Emanuele in mezzo a noi. Quanto è importante, carissimi amici. Allora oggi queste bellissime parole di Gesù ci dicono che il Vangelo, che la sua parola, che Gesù stesso è la luce vera, è la risposta del Padre a tutte le domande di tutti gli uomini, di tutte le epoche, in tutto il mondo. Per questo è necessario che tutti ascoltino la parola di Dio, che tutti abbiano sentito l'annuncio del Vangelo, un Vangelo che è sano, un Vangelo che è puro, una buona notizia che è la risposta delle tue domande, è la risposta delle nostre necessità. E noi tutti abbiamo sete di Dio, noi tutti abbiamo fame di questa parola, lasciamo che venga oggi nella nostra vita e allora produrrà il 100%, saremo quel terreno buono, in questa parabola del seminatore, che accoglie il seme di Dio e porta grande frutto. Ecco perché oggi Gesù stesso ci ha detto: fate attenzione dunque a come ascoltate. E noi vogliamo ascoltare con un cuore aperto, con un cuore disponibile. Lasciare che la luce di Cristo possa entrare anche oggi nella nostra vita. La luce di Cristo ci possa trasformare. Chi è illuminato da Lui è nella gioia. Non significa che non ha prove, non significa che non ha sofferenze, che non ha delle crisi, ma significa che Cristo è la luce del mondo. Cristo è la risposta mia. Cristo mi dona lo Spirito Santo per affrontare anche oggi tutte quelle prove senza del quale io non potrei andare avanti, con uno sguardo fisso verso il cielo, pieno di speranza. Allora, fratelli e sorelle, apriamo le nostre braccia, apriamo il nostro cuore e le diciamo: vieni, o Signore Gesù, vieni con la Tua parola. Abbiamo bisogno di Te, io ho bisogno di Te, ho bisogno della Tua luce. Vieni, Signore Gesù, riempi i miei vuoti, dona la risposta che cerco a tutte le mie domande. Donami di trovarti oggi, di sperimentarti in un modo nuovo, Signore Gesù. Ho bisogno di Te, ho bisogno del Tuo Spirito Santo. Vieni nella mia vita perché io cammini non più nelle tenebre, ma alla luce Tua. E perché il Tuo progetto, la Tua strada sia davvero chiaro per me. Io possa camminare senza esitazioni, ma con certezza che Tu sei al mio fianco, che Tu mi benedici. Che Tu non mi abbandoni mai. E a Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora benediciamo il Signore per questa parola. Lo facciamo con questo bellissimo slogan: il Vangelo si deve annunciare a tutti. Amen. Quindi ciò che noi oggi abbiamo ascoltato, sentito e sperimentato, annunciamolo agli altri. Perché Gesù è venuto per tutti, per i nostri amici, per i nostri nemici, per i nostri parenti, per coloro che ancora non conosciamo, portiamo al mondo la gioia del Cristo risorto, la risposta del Padre a tutti i problemi e le domande dell'uomo. Amen. Carissimi, iniziando questa nuova stagione, abbiamo ascoltato tante vostre richieste, ci sono giunti attraverso commenti, attraverso email, attraverso delle chat. Quindi vedrete che in questa nuova stagione abbiamo per voi dei grandi doni che rispondono davvero alle vostre necessità. E entro breve, forse già in questa settimana, vi condivideremo quelle belle cose, quelle belle iniziative del Vangelo che proporremo a tutti voi che ci seguite. Non solo in streaming,
quindi sul web, ma anche di presenza. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri.